Ciao ragazze, eccoci qui per il mio nuovo video in cui vi voglio svelare un'altra mia passione. Allora, oltre a make-up, la cura corpo, siete pronte? Eccola qui! Questo qui è il nostro amico Snoopy in versione Natale che ho fatto per regalare a mio marito. Eccolo qui, ve lo mostro per benino. Tutto fatto ad uncinetto ed è questa appunto l'altra mia passione. Berrettino, orecchie, sciarpina verde, braccine, zampette varie, eccolo qui, e nasone nero, chiaramente, eccolo qui. L'unica cosa fatta non di lana sono gli occhi. Gli occhietti li ho fatti con un pezzettino di cuoio, di finto cuoio. Era una vecchia cinturina e l'ho tagliuzzata, eccolo qui. Questo qui è lo Snoopy che regalerò a mio marito. Perché già per Natale? Perché chi lavora ad uncinetto come me sa che per aver pronte le cose per Natale bisogna cominciare a farle molto prima. Allora, siccome d'estate io sono un po' più libera, bambino permettendo ovviamente, eccolo qui. Mi sono messa a farlo ancora in primavera e l'ho finito appunto in luglio. Eccolo qui, questo qui è il mio piccolo Snoopy. Sarà alto circa 20 cm con il cappellino. Se volete rubare l'idea, ma non farlo per Natale, basta che appunto, eccolo adesso è caduto, piccolo, basta che lo facciate così, naturale, senza niente. Eccolo qui. La sciarpina è molto semplice. Le zampine sono dei punti appoggiati, quindi insomma niente di che. Lo trovate simpatico? Lasciatemi dei commentini se qualcuna di voi, oltre che alla bellezza, ha questo hobby. E chi è nuovo del mio canale, perché il canale, come sapete, è partito da poche settimane. E condivide con me la passione per l'uncinetto, si faccia sentire. Ecco, io parlerei anche di uncinetto se ci fosse qualcuna di voi che chiaramente è interessata, perché se è una cosa solo mia che non interessa a nessuno, la tengo per me e buonanotte. Eccolo qui, questo è il mio Snoopy, spero che vi piaccia, io lo trovo simpaticissimo. Eccolo lì, e con un sorriso di Snoopy vi saluto, alla prossima. Ciao belle!